Non fa... No... Aspettate... E abbiamo costruito insieme nella sua garage, mi ricordo benissimo. È il mio piatto preferito in assoluto, ma solo quando lo fa la mia nonna. Oktoberfest, al 100%. Ok. Mm-hmm. Questo che si chiama Elten, qui è l'ultimo paesino della Germania prima della Olanda, quindi subito sulla confine. Non è neanche una città, è proprio un villaggio di 3.000 persone più o meno. Tutti conoscono tutti. Nel mio paese, dove era la casa della mia famiglia, c'è una strada così. Mi ricordo che ho chiesto al mio nonno: non è possibile che facciamo due porticine fuori? E mi ha detto: certo che è possibile. E abbiamo costruito insieme nella sua garage, mi ricordo benissimo, due porticine così piccole come questo tavolo. Da lì è partito tutto, perché abbiamo tutti i giorni, abbiamo iniziato a giocare lì in strada davanti alla casa mia. È stato un bel periodo. Allora, io sono sempre stato fan della generazione Lothar, Jürgen, che hanno fatto anche la storia qui all'Inter. Sono un po' gli idoli dei tedeschi, perché ovviamente hanno vinto quasi tutto, sia con la nazionale che anche con l'Inter. Sì, sono questi idoli anche miei. È una bella domanda, perché secondo me gli italiani sono più appassionati e lo fanno anche vedere. Cioè, un tedesco è abbastanza stretto e non fa... No, aspettate. Non fanno vedere le emozioni. Invece un italiano vive proprio per il calcio. C'è meno distanza fra una squadra e i tifosi. Cioè, ci sono proprio vicinissimi. Invece in Germania, anche lì sono appassionato, però lo fanno vedere in un altro modo. La bratwurst o la currywurst è un piatto, cioè, molto buono secondo me, anche se forse gli italiani dicono che roba è quella. C'è un piatto che si chiama Hühnerfrikassee, è il mio piatto preferito in assoluto, ma solo quando lo fa la mia nonna. Monaco e Amburgo, secondo me, dove veramente vale la pena andare, perché sono due città bellissime. E poi c'è la Foresta Nera, che mi piace un sacco. Il rap è una cosa molto importante in Germania, perché ci sono delle città, credo anche come qui in Italia, dove vivono un po' i poveri, diciamo. Molte volte è l'unica soluzione di uscire da lì. Il rap, soprattutto per i giovani, è una cosa molto importante. Anche io ci tengo molto. C'è diciamo, pop è Nico Santos, nel rap è Luciano. Robin Gosens. Non giocavamo quando è venuto fuori questa idea, perché era durante la pandemia. Tanti mi hanno scritto e mi hanno fatto sapere che vogliono un po' sapere com'è andata la mia storia, no? Secondo me il calcio non è sempre bello, ci sono anche delle cose brutte, ci sono anche delle cose che anzi per me non vanno bene. E da quella idea è nato il mio libro. Cioè, da una parte raccontare un po' la mia storia e da un'altra parte anche raccontare come vedo io il mondo del calcio, con le cose belle e con le cose brutte. Io non posso avere, posso dire allora alle 9 inizio a scrivere, perché non va bene. Cioè, se non hai in mente cosa vuoi scrivere, non ha senso di mettersi. Quando è venuto fuori un'idea,
o mi sono messo subito davanti alla tavola e scritto l'idea, e così almeno ho conservato l'idea, e poi quando c'era il tempo per scrivere in bene, ho scritto in bene. E ho tanta voglia di rifarlo, perché a me piacciono molto i libri, a me piace molto leggere, quindi sì, molto volentieri. C'era un film che si chiamava Die Welle, e quel film parlava classe nella scuola con un professore che ha avuto in mente di creare una classe che non pensa più, ma che segue solo. Sono entrato nella psicologia dei bambini alla fine, e hanno fatto vedere cosa può cambiare quando la mente non pensa più, però lo segue solo. E mi ha impressionato e mi ha influenzato un po'. Si chiama Fuck You Goethe. Un po' stupido, però è molto divertente. Secondo me è tennis, poi c'è anche la Formula 1 sicuramente. Secondo me è calcio, tennis e Formula 1. O tennis o maratoneta. Dirk Nowitzki, lui ha fatto una carriera assurda lì in America, quindi è un idolo per tutti. Oktoberfest, al 100%. Io sono andato una volta, è stato un casino enorme. È un evento, cioè, dove vengono anche dai Stati Uniti, dove vengono da ovunque, e vale veramente la pena andare, perché è assurdo cosa succede lì. Puntuali, disciplinati e nervosi. Sono sempre nervosi, un pochino. Auf geht's, Inter!